Ci proponiamo di determinare il minimo comune multiplo fra i due monomi 1 mezzo m alla terza qs alla seconda e 4ms alla terza. Ricordiamo che il minimo comune multiplo fra due monomi è il monomio che ha coefficiente uguale al minimo comune multiplo tra i valori assoluti dei coefficienti se i coefficienti dei due monomi sono numeri interi, 1 se i due coefficienti non sono entrambi numeri interi. Perciò, essendo nel nostro caso il coefficiente del primo monomio non intero, possiamo scrivere che il coefficiente del minimo comune multiplo cercato sarà 1. Per quanto riguarda la parte letterale, sappiamo che la parte letterale del minimo comune multiplo sarà data dal prodotto di tutte le lettere dei monomi, ognuna presa una sola volta con il massimo esponente. Quindi scriveremo m elevato alla terza, in quanto la lettera m compare col massimo esponente 3. Poi scriveremo q alla 1, in quanto la lettera Q compare solo nel primo monomio, monomio con esponente 1, e poi scriveremo S alla terza. Omettendo il numero 1, scriveremo che il minimo comune multiplo cercato sarà M alla terza QS alla terza. Determiniamo ora il minimo comune multiplo fra i monomi meno 3 A alla quarta, C alla seconda e 2B elevato alla terza, F elevato alla quinta. In questo caso i coefficienti dei due monomi sono numeri interi entrambi, per cui il minimo comune multiplo dei valori assoluti di tali coefficienti, cioè il minimo comune multiplo tra 3 e 2, sappiamo essere 6. Quindi scriveremo che il minimo comune multiplo tra i monomi considerati, cioè meno 3 alla quarta, c alla seconda e 2b alla terza, f alla quinta, avrà un coefficiente numerico pari a 6. Riguardo alla parte letterale, non essendoci lettere in comune tra il primo e il secondo monomio, scriveremo una di seguito all'altra le lettere dei due monomi con il loro esponente. Li scriveremo magari in ordine alfabetico. Quindi scriveremo A alla quarta, B alla terza, C alla seconda, F alla quinta. Infine, determiniamo il minimo comune multiplo fra i due monomi 12x alla quarta, y alla terza e 18x alla terza, z alla seconda. Calcoliamo il minimo comune multiplo fra i numeri 12 e 18, valori assoluti dei coefficienti dei monomi considerati, e essendo 12 uguale a 2 alla seconda per 3 e 18 uguale a 2 per 3 alla seconda, possiamo scrivere che il minimo comune multiplo tra 12 e 18 sarà uguale a 2 alla seconda per 3 alla seconda, ossia 4 per 9, ossia 36. Quindi possiamo scrivere che il minimo comune multiplo tra i due monomi di cui stiamo discutendo sarà un monomio che ha coefficiente numerico dato dal numero 36. E per quanto riguarda invece la parte letterale di questo monomio cercato, dobbiamo prendere la lettera x con il massimo esponente, cioè con esponente 4. La lettera y e z che non sono comuni, ci limitiamo a scriverle entrambe con l'esponente con il quale compaiono, quindi y alla terza e z alla seconda, ed è questo il minimo comune multiplo cercato.